È la nostra corsa, è la più bella. È la prima corsa a tappe della stagione, quella che apre il calendario dei grandi nomi e dei grandi scalatori. È la corsa a tappe più dura, quella con le grandi salite, quella con le grandi montagne. È il nostro grande orgoglio, perché vedere l'Italia colorarsi di rosa per le prossime 3 settimane è l'immagine più bella che il ciclismo ci possa regalare. Signore e signori, sta per prendere il via la 102esima edizione della Corsa Rosa, che promette spettacolo e bellezza, come sempre, nel nostro bel paese. Bike Emozioni vi dà il benvenuto al Giro d'Italia 2019. Era il 25 maggio del 2013, edizione numero 96 del Giro d'Italia. E come tutti sanno e si ricorderanno, quella corsa rosa andò al nostro atleta di punta di questi ultimi anni, ovvero Vincenzo Nibali. Quel giorno Vincenzo mise definitivamente le mani sul suo primo Giro d'Italia, anche se il suo vantaggio in classifica era già molto elevato. Quel giorno si arrivava sulle tre cime di Lavaredo, in mezzo a uno scenario bellissimo, pieno di ghiaccio e neve. Di fronte a quel freddo glaciale, Nibali si apprestava a vincere il suo primo Giro d'Italia. Ma dietro a tutto questo c'erano le solite idee stupide della gente, le solite polemiche. Se lo merita o non se lo merita? Uno scetticismo che accompagna il mondo dello sport da anni. La negatività nell'ambiente in quel giro è arrivata perché nel giorno prima la tappa che prevedeva lo Stelvio e il Passo Gavia è stata prima rimescolato di percorso e poi annullata definitivamente. Tutto questo, la neve non permetteva di svolgere quella tappa come era stata designata. E quindi, senza la cima Coppi di quell'edizione, lo scetticismo della gente nei confronti del siciliano aumentava. Era una tappa decisiva, che poteva anche rimescolare le carte in tavola. Però qualcuno non si ricorda che Nibali in quell'edizione ha dominato la cronoscalata, che Nibali in quell'edizione, pur non vincendo una vera tappa di montagna, è sempre stato lì davanti con i migliori. La bellezza del siciliano però è proprio qui, nella sua semplicità, nella sua tranquillità, nella sua saggezza, nel voler dimostrare al mondo chi era e perché aveva quella maglia rosa addosso. E allora, in quella 20ª tappa, l'orgoglio prevale e la maglia rosa di Vincenzo Nibali attaccò in mezzo al neve e al gelo e conquistò le tre cime di Lavaredo. Un arrivo e uno scenario che sarà indimenticabile, una delle imprese più belle che il Giro d'Italia possa ricordare. Vincenzo Nibali conquistò le tre cime di Lavaredo, che diventarono cima Coppi di quel Giro d'Italia, e mise definitivamente le mani su quel giro, ammutolendo tutto il resto, tutti gli altri, perché il re in quel 2013 era lui e nessun altro poteva smentirlo. Una ferita da sempre aperta. Nel suo 20º anniversario è impossibile non ricordarlo e non citarlo. Nel 1999, a Madonna di Campiglio, si scrisse una delle pagine più tristi del ciclismo italiano e mondiale. Sono caduto tante volte e mi sono sempre rialzato, ma questa volta non mi rialzerò più. Un complotto. Questo è stato. Chi dice il contrario fa parte di esso. Quello che Marco ha fatto nel corso di quell'ultimo anno, nel 98, e nel successivo 99 fa parte della storia. Quel giro lo stava dominando e il copione in quella gara era chiaro. Sarebbe stato il suo secondo anno consecutivo in maglia rosa e nessuno poteva cambiarlo. Nessuno. Ma qualcuno però non era d'accordo. Fu fermato, come tutti sanno, per via di quel tasso di ematocrito dal valore troppo alto. Marco disse di aver misurato e che era nella norma.
accuse pesanti che tuttora risultano troppo gravi. Inutile rivangare poi a tutto quello che c'è stato. Lì è iniziata la fine di una delle persone più forti e più amate di sempre nel mondo del ciclismo e nello sport in generale. Il pirata è e resterà sempre nel mio cuore, come in quello dei fan di tutto il mondo. Questo 2019, questa Corsa Rosa, rappresenta il 20° anniversario di quello che è successo in quell'edizione del Giro d'Italia. E qui non va dimenticato, perché da lì è iniziata la fine. È stato un qualcosa che speriamo non riaccada più, un qualcosa che ha rovinato il ciclismo moderno, che ha rovinato un intero movimento, che ha fatto difficoltà enormi e passi in avanti sbagliati per tornare in quello che era. Rialzarsi è stato molto duro, lo è stato per il movimento italiano e per ogni fan che probabilmente da Madonna di Campiglio ha smesso di seguire il ciclismo. Rialzarsi è stato difficilissimo e tuttora non è ancora finita. Chiudiamo i nostri ricordi avvicinandoci a questa edizione, partendo da quello che è successo un anno fa, un momento di Corsa Rosa che rimarrà impressa per sempre nella storia del Giro d'Italia. Siamo nella 19ª tappa, quella che parte da Venaria Reale ed arriva a Bardonecchia. Stiamo parlando, naturalmente, dell'impresa di uno dei più grandi di sempre, ovvero Chris Froome. Doveva essere un Giro d'Italia da correre per vincere. Ma fino a quel momento, Chris Froome non è mai stato al centro della scena. Tutt'altro, al centro della scena c'era Simon Yates, un suo connazionale che sembrava avere il Giro d'Italia in pugno, con il keniano bianco e il Team Sky cadere piano piano nell'oblio. Tutto questo è quello che vedevamo noi, ma nel loro progetto e nella loro mente c'era tutt'altra direzione da prendere. Sul Colle delle Finestre, cima Coppi del Giro 2018, Froome decide di trasformarsi da campione a leggenda, compiendo un'impresa storica che finirà per sempre negli annali del ciclismo mondiale. Un attacco, una fuga incredibile, durata per oltre 80 km, un'azione che rimarrà per sempre davanti agli occhi di tutti. Cima Coppi conquistata, tappa conquistata, Giro d'Italia conquistato. Queste grandi azioni le fanno solo i più forti e Chris Froome fa parte di questa piccola cerchia di leggende. Noi siamo stati onorati nel vederlo nella nostra grande corsa, ma lui ci ha onorato dimostrandoci che su queste corse il più forte è e rimane solo lui. Un fenomeno al Giro d'Italia 2018, il ricordo più bello per un Giro d'Italia 2019 che promette grande spettacolo. Questa era solo una piccola introduzione e una piccola parte di quello che abbiamo pensato per questo Giro d'Italia 2019. Non ci fermiamo qui, abbiamo lavorato intensamente e Bike Emozioni è pronta a tenervi compagnia per tutte e tre le settimane del Giro d'Italia. Abbiamo lavorato molto sull'aspetto delle squadre, sui corridori che fanno parte di queste squadre e quindi giorno per giorno parleremo di ogni squadra che parteciperà a questo Giro d'Italia con tutti i suoi ciclisti. Quindi continuate a seguire Bike Emozioni e condividete i nostri video. Ci vediamo al Giro d'Italia!